Ciao a tutti, siamo arrivati finalmente alla fase di impalcatura del cordone speronato. È marzo 2018, siamo Ursulei, io sono Gigi Carreras e siamo a Suboe. E quindi possiamo impalcare finalmente il nostro cordone. Allora, questo è un esempio abbastanza classico. Abbiamo lasciato l'anno scorso, abbiamo portato il fusto in alto, quindi ha tagliato a filo di banchina, abbiamo lasciato una serie di germogli che ci servivano per capire quali fossero poi i tralci che sarebbero serviti per essere utilizzati come cordone permanente, e ne abbiamo scelto due, che sono questo e questo qua. E come li potiamo? Li potiamo in questo modo. Allora, la vecchia tecnica, diciamo, era improntata su un cordone che veniva lasciato con un certo numero di gemme, che poi avrebbero sviluppato dei germogli, questi, 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 eccetera, eccetera, verso su, quindi uno ogni due, e poi da lì i castelletti. Invece noi utilizziamo un'altra tecnica. E qual è la tecnica? La tecnica è quella di fare in modo che il cordone si sviluppi a partire da una gemma che parte verso l'alto, ok? Più un'altra gemma che poi nel suo sviluppo ci darà il secondo castelletto. E quindi come facciamo? Facciamo così. Abbiamo individuato uno dei tralci principali che formerà il cordone permanente. Abbiamo piegato in corrispondenza della prima gemma che incontra il filo di banchina, ok, ce l'abbiamo. Questa non è in posizione felicissima perché dovrebbe essere più in alto, ma non è, o meglio, orientata verso l'alto, ma non è così importante, tanto poi in fase di potatura successiva lo porteremo su. Comunque, individuiamo la prima gemma. E poi ne cerchiamo altre tre, una, due e tre, ok? E potiamo dopo la terza gemma, così. Cosa succede? Lasciamo questa gemma di riferimento, o meglio, lasciamo questa gemma che sarà verso l'alto, che costituirà il primo castelletto, questo sarà il secondo, e le altre due invece cosa facciamo? Le sgemmiamo. In questo modo riusciamo a legare il tralcio che formerà il cordone permanente, ok, lo possiamo appoggiare tranquillamente al filo di banchina. Poi adesso questo lo lascio così per comodità, poi sarà legato. E questo qua cosa farà? Svilupperà un castelletto da qua e da qui si svilupperà un germoglio. Questo serve soltanto per reggere il cordone. Questo da una parte e ugualmente dall'altra parte. Prima gemma in prossimità del filo di banchina, che è questa. Puliamo dei viticci. Seconda gemma che guarda verso l'alto. Ne lasciamo altre due, una e due, quindi in tutto una gemma di riferimento verso l'altro, poi uno, due e tre, e potiamo all'altezza della terza gemma. In realtà io posso anche portare, per comodità, potrei anche portare oltre questa la sgemmiamo. Oltre la terza gemma dopo quella di riferimento, però diciamo è un caso scolastico, quindi eliminiamo questo, eliminiamo i vitticci. Quindi abbiamo detto gemma di riferimento una verso il basso, queste altre due le sgemmiamo perché non devono richiamare linfa lungo il cordone permanente, e potiamo. Naturalmente questo qua poi noi lo leghiamo in maniera opportuna, ok? Tutto il resto cosa ne facciamo? Ovviamente lo eliminiamo. Come? Il legno di 2 anni lo tagliamo lasciando una adeguata porzione di legno di rispetto. Questo è il legno di 2 anni perché questo è quello di 1 anno. Quindi lo tagliamo non qui, raso, ma qui, così con il disseccamento non va a inficiare il percorso, a influire sul percorso della linfa. E quindi lo tagliamo qui. Gli altri tagli, invece, come li facciamo? Li facciamo rispettando le gemme di corona, perché sono tagli di 1 anno che la pianta poi riesce a difendersi bene. Quindi un taglio con gemme di corona qua, rispettando le corone qua, un taglio rispettando le corone qui, un taglio rispettando le corone qua, e un taglio rispettando le corone qua. E quindi il cordone speronato è impostato, potato perfettamente, regolare. Naturalmente poi in fase di potatura verde
elimineremo tutti i germogli che non ci interessano. Un altro caso di cordone speronato da impostare. Scegliamo due tralci, uno e due che formeranno i cordoni permanenti. E cosa scegliamo? Allora, gemma di riferimento che guarda verso l'alto, più una. E poi scegliamo una e due gemme che eliminiamo perché non devono attirare la linfa. E potiamo qua. Ok? E questo è una parte del cordone. Identico. Gemma di riferimento verso l'alto, più una verso il basso. Adesso qua è un po', sono un po' molto vicine, ma tanto non ce ne frega niente perché quello che ci interessa è questa gemma che vedrà il basso. Quindi queste le sgemmiamo. Sgemmo anche questa per comodità. Ok? Solo per tenerlo qua. Quindi diciamo che i due bracci permanenti del cordone speronato bilaterale sono formati. Cosa facciamo? Eliminiamo tutto il resto, quindi eliminiamo i tralci di riserva, questo verso l'alto che non ci interessa, ma non tagliando a zero, quindi rasando, bensì lasciando un'adeguata porzione di legno di rispetto, che è qua, che tra l'altro mi conviene anche perché così mi tiene buono il fusto tramite il legaccio in gomma. E tutto il resto lo eliminiamo invece facendo i dettagli rispettando le corone. 1, 2, 4. Ok. Perché è importante fare un cordone bilaterale? Perché il cordone bilaterale non fa altro che sfruttare il fatto che la pianta, per come l'abbiamo allevata, o meglio, nella pianta, per come l'abbiamo levata, la linfa fluisce sul lato destro e quindi se ne va da questa parte, e sul lato sinistro e quindi se ne va da questa parte. Quindi il fusto, che è come se fosse l'albero motore della pianta, lavora a piena potenza perché sfruttiamo entrambi i lati del percorso della linfa, che ricordiamo scorre nella parte superficiale e non all'interno. Quindi il cordone bilaterale è l'ideale per chi vuole fare l'allevamento a cordone speronato. Questo è un esempio di cordone che abbiamo impostato nel 2017 secondo quelle che sono le tecniche consolidate, cioè la formazione di un cordone permanente lasciando molti punti vegetativi a destra e a sinistra, sempre sfruttando il fatto che la linfa scorre sulle parti laterali. Quindi in questo caso abbiamo fatto un cordone incrociato perché era comodo per comodità di piegamento, ma non succede niente. Quindi parte destra, rispetto al mio punto di vista, parte destra e parte sinistra. Quindi il fusto, cioè il motore della pianta, sta andando a pieni regimi. Allora, l'abbiamo impostato così. Come lo potiamo? Allora, qua si vede che le gemme non sono in posizione felice perché dovrebbero essere orientate verso l'alto e invece sono un po' storte, ma non importa. Vediamo un pochettino come riusciamo a potarlo, ok? Perché tanto noi adesso stiamo facendo una potatura secca, quindi invernale, e possiamo sempre lavorare sulla potatura verde e tramite la potatura verde possiamo scegliere i germogli. Ma come lavoriamo? Allora, questa qua lo potiamo in che modo? Abbiamo questo punto vegetativo che è ben sviluppato, ok? E lo potiamo lasciando una sola gemma, che è questa qua, perché il mio obiettivo è andarmene verso questa, non andarmene da questa parte. Quindi io nelle potature successive cercherò sempre di trovare le gemme, perché quest'anno si svilupperà così o si svilupperà così, vediamo un pochettino com'è. Cercherò sempre le gemme che se ne vanno verso questa parte, ok? Quindi questo lo potiamo così, lo lasciamo una gemma soltanto. Non poto, raso, questo è il taglio di un anno, ma non taglio vicino, taglio immediatamente prima della gemma successiva, potato. Tra l'altro qua io vedo una gemma, probabilmente da qua spunterà qualcosa quest'anno. Poi, questo è un punto vegetativo molto debole. Cosa faccio? Lo taglio qui, anzi, no, lo taglio qui perché vedo questa gemma piuttosto sviluppata, ok? E lo poto qua.
Questo lo stesso è un punto vegetativo molto, molto debole. Vedo che cosa succede. Lo lascio. Porto qua. Questo qua invece è un punto vegetativo piuttosto forte. Cosa faccio? Lo voglio fare rinforzare perché questo qua potrebbe essere interessante per lo sviluppo. È ben posizionato verso l'alto. Quindi cosa gli lascio? Questa è una gemma, queste sono le gemme di corona. Questo è il bourguignon. Posso decidere o lascio il bourguignon più uno oppure lascio solo il bourguignon. In questa fase particolare lascio il bouillon più una gemma franca e porto qua. Okay? Questo cosa faccio? Questo è legno di 2 anni. Quindi, anziché portare qui, io vado cauto, raso le corone qua. In questo modo il cono di dissecamento entra qua dentro. Questo lo porto perché tanto è secco. Il cono di dissecamento entra qua dentro. E una volta che questo mi si secca tutto, posso eliminarlo l'anno prossimo. In questo modo la pianta è potata da questa parte. Poi naturalmente qua sceglierò, in fase di potatura verde, sceglierò quello che mi interessa. Qua è un po' più facile. Perché è più facile? Perché abbiamo i punti vegetativi ben posizionati. A me interessa avere una sola gemma, quindi io foto qua, uno. Qua è un po' più difficile perché? Perché probabilmente qua la gemma se n'è andata via, non si vede, ma non dispero perché ho sempre comunque delle gemme di corona da cui sicuramente germoglierà qualcosa. Quindi cosa faccio? Anziché tagliare qui o tagliare qui, taglio qua sopra e vedo cosa succede. Il resto non mi interessa, quindi questo lo posso portare. Allora, innanzitutto qua abbiamo un punto vegetativo verso il basso, non mi interessa, questo raso la corona, ok? Le raso proprio, tanto il cono di seccamento va verso questo. A questo punto qua io taglio, questo lo elimino, non mi serve, e posso tagliare tranquillamente qui. Una volta che non ho gemme da questa parte che attirano linfa verso questa, una volta che ho rasato le corone, stiamo bene. Una volta che ho rasato le corone e che quindi a questo punto qua non, linfa non ne passa più, l'anno prossimo potrò eliminare e tagliare qua. E quindi questo è il cordone speronato. Se non mi piace, è il cordone speronato potato, diciamo, secondo la tecnica classica. Un esempio di potatura, diciamo, scolastico. Allora, un altro esempio sempre di cordone, impostazione del cordone, abbiamo lasciato come nel primo caso, abbiamo lasciato i tralci che ci interessavano, adesso abbiamo già piegato una parte dei 2 tralci che dobbiamo far diventare cordone permanente, ecco qua, una gemma della gemma, prima gemma in prossimità del filo di banchina, ne lasciamo un'altra, portiamo, quindi ricordiamo, una gemma in prossimità del filo di banchina. Una, due, tre e si porta qua. Okay. E si sgemmano le ultime due. Idem dall'altra parte. Qua siamo più lontani, ma non succede niente. Una gemma in prossimità al filo di banchina. Più uno, due, tre. Si sgemmano le ultime due. Naturalmente poi queste due, siccome non ci sono gemme che tirano la linfa, noi l'anno prossimo, questo qua diventerà tutto secco perché non c'è niente che tira, e quindi questo l'anno prossimo lo potremo eliminare dopo aver fatto germogliare questa qua. A questo punto eliminiamo i tralci di riserva, questo lo eliminiamo lasciando un'opportuna, questo è un legno di 2 anni naturalmente, lasciando un'opportuna porzione di legno di rispetto. Eliminiamo invece, rispettando le corone, tutti gli altri tracci di riserva, perché non ci interessano più. Poi qua naturalmente ci saranno dei germogliamenti che elimineremo in fase di potatura verde. Questo lo risfrutto e ce lo metto qua, poi lo leggo bene naturalmente. E quindi il cordone è impostato. Questo è un caso un po' particolare perché qua abbiamo una conformazione della pianta che si adatta per vigoria
al Coldone Speronato, però non ci rientriamo bene con le distanze. Vabbè, non è un grosso problema in realtà. Quindi dobbiamo sempre tenere presente che noi dobbiamo dare una gemma di riferimento in corrispondenza più o meno del filo di banchina, più altre due gemme, altre tre gemme, delle quali le ultime due andranno eliminate. Quindi partiamo da qua. Siamo piuttosto bassi, ma questo non è un problema. Quindi partiamo da quello di sinistra. Abbiamo piegato al filo di banchina, okay. Abbiamo una gemma di riferimento verso l'alto, più un'altra, 1, 2, quindi buttiamo qui. Questa ce l'abbiamo. E queste due le sgemiamo. Adesso poi lo leghiamo naturalmente. Da questa parte invece, allora abbiamo questi due sono piuttosto vicini. Uno di questi chiaramente non lo elimino. Preferisco, ovviamente lascio questo per questioni di posizione. Questo lo taglio rispettando le corone, tanto è legno di un anno. Questo lo piego, considerando questa gemma di riferimento, okay, più quella verso il basso, più altre due, e poto. In realtà poto un po' più lungo, però sgemmo comunque non le ultime due in questo caso, ma le ultime tre. Okay, perché mi viene più comodo. E quindi in questo caso la potatura è fatta, poi elimino il traccio di riserva rispettando le corone e il mio cordone è impostato, anche se non proprio uguale agli altri, con una distanza un po' diversa, ma insomma il risultato è lo stesso. Ecco un altro esempio di impostazione del cordone. Siamo messi abbastanza bene per quanto riguarda la distanza. Scegliamo come cordoni permanenti questo e questo che abbiamo già girato, quindi questo adesso lo pieghiamo facendo attenzione. Giusto per far vedere, la gemma in prossimità del filo di banchina è questa. Eliminiamo il resto. Quindi abbiamo detto una gemma di riferimento più una verso il basso, il resto lo sgemmiamo. E taglio qua. Dall'altra parte invece abbiamo questo. Con questa gemma ben posizionata in corrispondenza più o meno del filo di banchina, più una verso il basso, le altre due le eliminiamo. Possiamo farne anche tre, ma facciamo anche due, tanto comunque. Tagliamo qui ed eliminiamo tutti i tralci di riserva, facendo attenzione a che cosa. Questo è un traccio di riserva sul legno di 2 anni, quindi qua lascio, non taglio qua a raso perché quello di segamento mi va a finire sul traccio di sinistra che formerà il cordone permanente, quindi lascio una porzione di legno di rispetto adeguata per il legno di 2 anni. E tutto il resto invece lo taglio rispettando le gemme di corona, in modo che la pianta non ne soffra. E quindi anche in questo caso il cordone speronato è impostato. Ok, dai, vediamo l'ultimo esempio, tanto ne abbiamo fatto abbastanza, di impostazione del cordone. In questo caso siamo ben messi sia come vigoria che come distanza dal filo di banchina. Scegliamo come cordoni permanenti questo e questo, rimani. Prima gemma che incontro corrispondenza del filo di banchina e la utilizzo come riferimento. Quindi una sotto e elimino tutto il resto. Lo faccio un po' più lungo naturalmente dopo taglio. Dall'altra parte invece ho una gemma di riferimento buona. Oddio, un po' storta, però non succede niente, tanto poi crescerà più un'altra, sgemmo il resto. Okay. E tutto il resto lo taglio, come avevamo visto prima. Questo
è un taglio sul legno di 2 anni, quindi lascio un'adeguata porzione di legno di rispetto. E il resto invece lo taglio rispettando le gemme di corona. 1, 2, 3. Spero di aver spiegato come la tecnica per impostare il cordone speronato. Naturalmente poi ci sarà da fare tutta la fase di potatura verde per eliminare tutti quei germogli che non ci interessano. Per cui il cordone speronato a suboe è stato impostato, ci rivediamo per la potatura verde. Alla prossima! Esempio di potatura per portare, per diciamo, per costruire il fusto. Questo è un mostro gigante, un mostro Aniba, sembra un mostro di Alien. Qual è il traccio che scegliamo? Ovviamente il più vigoroso, che è questo. Tutto il resto verrà potato in quel modo. Allora, questo è il moccherino dell'anno scorso, quindi non taglio qua ma taglio qui, rasando le corone, in modo che il cono di seccamento vada a finire qua. Ok? Questo lo potrò anche tagliare. Non importa niente. Questi due invece li tagliamo rispettando le gemme di corona. Perché? Perché vanno comunque sul percorso della linfa. Quindi tagliamo qua. Tagliamo qui. E comunque è un taglio di legno di un anno che non fa male alla pianta. Puliamo dai vitici e dalle femminelle. Avrò portato quasi 1000 piante, quindi questo qua lo tagliamo all'altezza del filo di banchina, ecco qua, e poi lo leghiamo però in un secondo momento. Fusto impostato.